Noi adesso torniamo sul Monte Lignano, per noi c'è Luca Malentacchi. Ciao Luca! Ciao, buongiorno! Dove sei? Sono a Rigutinelli, alla casa dove c'è il ristorante, dove c'è il parco, dove ci sono gli animali, dove i genitori portano i bambini a vedere i daini, i caprioli, i cinghiali. Che sì, meraviglia! Sono proprio là. Poi tra l'altro è una giornata bellissima. Stupenda, sole quasi estivo, quasi estivo. E tu sei arrivato... una sudata per arrivare, sì, infatti. Sei arrivato in bicicletta? Sì, sì, poi ho avuto la fantastica idea di mettermi una maglietta nera di quelle proprio a tirasole. Bene. Okay, ok. Senti, okay. Luca, come sta andando questo progetto di riqualificazione dei vari sentieri da percorrere in bici oppure a piedi? Allora, benissimo, sono successe in una settimana un sacco di belle cose e abbiamo, diciamo, stretto, si fa per dire, perché poi è solo una chiacchierata tra amici, un rapporto di collaborazione con il CAE e con il Soccorso Alpino per i sentieri, quindi per la messa in sicurezza, per la segnalazione, e questo è molto positivo perché, insomma, il CAI è l'ente istituzionale che poi gestisce tutta la sentieristica italiana. Poi abbiamo messo a punto anche la collaborazione con l'associazione La Racchetta, che sono quelli che si occupano nel territorio aretino dell'emergenza incendi boschivi, che ci daranno proprio una mano nella bonifica dei sentieri, nella sistemazione degli stessi. E poi devo dire, sono molto felice di avere l'appoggio totale dell'assessore Scapecchi e dell'assessore Casi, che si stanno, diciamo, dando un po' da fare per darmi una mano, per darci una mano, per rivalutare. E questo è importante perché, insomma, anche la politica poi ha la sua valenza in queste cose. Quindi sta andando alla queste grande. Sono le novità. Direi sì, sono tanto contento, tanto contento, veramente tanto contento. Anche sì, perché sei partito tu con questo grande amore, sì, per il tuo territorio, sì, e poi sta diventando un vero, sì, e proprio progetto bello sentito. È vero, sul divano di casa il 20 dicembre sono partito con il telefono in mano, è vero. Ma sì, è vero. Senti Luca, io sto vedendo sui social sempre più foto, sì, e video di persone che arrivano in questi percorsi, che arrivano in cima fino alla croce, che postano, sì, sì, foto, video. Ma fino a due, sì, settimane fa, tre settimane fa, ma tutta questa gente non c'era però sul Monte Lignano? Molta meno. Devo dire molta meno. Sa, un po' è anche a causa di tutte queste limitazioni che ci sono, però devo dire che probabilmente abbiamo insieme aiutato a far riscoprire un po' qualche cosa che di fatto c'era già, ecco, tutto qua. Sì. Questo è tanto e poi abbiamo la nostra seggiolaccia che sta... Oh, oh. Allora, io voglio parlare proprio di lei, perché c'è questo gruppo su Facebook che si chiama Monte Lignano Bikers, che è anche su Instagram, e tu hai lanciato questo contest. Sì, sì. Sulla seggiolaccia. Sì, questa è un'idea che ha avuto un mio caro amico, nel senso che è andato lassù, ha fatto sta foto sulla sedia e l'ha messa nel gruppo. A quel punto ho detto, vabbè, perché non facciamo un photo contest? Ed è venuto fuori il finimondo, nel senso che le persone vanno in pellegrinaggio in cima alla montagna per fare una foto nei modi più disparati su questa sedia, che è una roba inguardabile, perché non è altro che uno scheletro di una vecchia sedia arrugginita con un asse messa per traverso, e quindi, e so che anche te ci sei stata, quindi... Sì, lo ammetto, ci sono stata anche io. È vero, perché è il vero, panorama è, vero. È bellissimo, e è bellissimo, poi... è veramente merita veramente, poi si può anche spostare, non è fissa, quindi ne puoi fare una verso Arezzo, poi la sposti, ne fai una verso la Valdichiana. Sì, fortissimo, veramente. Eh sì, 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 obiettivamente sì. E appunto ci sono tanti percorsi diversi per, sì, poter arrivare in cima, non ce n'è uno solo. Sì, sì.
Sì, ce ne sono diversi, sia venendo da Sargiano che da Gragnone, che da Policiano, che dalle Cinque Vie, che è il punto classico dove arrivano le due strade asfaltate. E, senti, una cosa, volevo cogliere l'occasione di questa diretta insieme per fare due o tre raccomandazioni che direi sono importanti, visto Sì, che c'è tanta gente che sta venendo su. Allora, ecco. la prima riguarda i sentieri. Allora, i sentieri, soprattutto quelli più gettonati, che sono l'ignaro, che sono l'ignorante, che sono lo zio Pietro, sono sentieri fatti per la discesa. Quindi, essendo fatti per la discesa, vogliono comunque una certa esperienza e delle capacità. Questo non vuol dire che non si possono fare, però chi logicamente ha delle limitazioni o non si sente tranquillo, è bene che li affronti in totale sicurezza. Stiamo Questa è la prima attenti. cosa. Prima, poi. La prima cosa, la seconda cosa, rispettare chi cammina, nel senso che i sentieri sono di tutti, quindi se il ciclista vede una persona che cammina o che fa trekking, è giusto che la rispetti, tanto qua non c'è da fare nessun record né di salita né di discesa. Stamattina è la mattinata delle Filippiche. No, però è Poi. giusto, Luca, anche perché se tu stai facendo queste raccomandazioni significa che hai ricevuto delle Sì. segnalazioni, quindi è No, ricevo, importante. diciamo che ho fatto delle valutazioni che poi quando arriva tanta gente sono importanti. Cosa Certo. invece importantissima che nonostante al Parco di Lignano ci siano tante cassettine per mettere immondizia, cestini, portate l'immondizia a casa, Che cioè non nel sarebbe senso male. che mettetela in tasca, mettetela nel sacchetto, perché comunque qua c'è vento, ci sono gli animali. E l'ultimissima cosa, poi basta, è quella di rispettare, no, vabbè, è quella di rispettare le limitazioni e i limiti Giusto, anti-Covid, giusto. perché anche se siamo in mezzo alla montagna, è giusto che ci siano, insomma, Sì. delle giuste Hai osservazioni da ragione, fare, Luca. mantenere, insomma, tutte quelle che sono le buone norme di comportamento. Allora, Tutto qua. Luca, noi a questo punto ci salutiamo, però ci rivediamo la prossima settimana. Con una sorpresa, la sto Con una preparando, eh. sorpresa, non Ah, vediamo l'ora. sì. Grazie, Luca, per questo bel progetto, per essere qui con noi a questo punto ogni settimana, lo possiamo dire, per raccontarci sempre Dai, qualcosina ci in più. proviamo. Grazie, Luca. Ok, ciao, Ciao, buona grazie, buona giornata. giornata. A questo punto c'è lo spuntino di Susanna Cutini e di Alex Revelli sul Thesis Day dell'Università San Raffaele con la tesi Soia, canapa e lupino contro l'ipertensione.